Opera monumentale, quella che il comune di Acquappesa vuole edificare nel punto più alto del promontorio della cittadina, una statua di oltre 20 metri per celebrare il santo padrone della Calabria e che diventerà punto di riferimento di un territorio caratterizzato da elementi montuosi protesi verso il mare. Ma muovere l'idea è diventata progetto dell'amministrazione non solo l'omaggio a San Francesco di Paola, ma anche a un'eccellenza calabrese, così come ci racconta il sindaco. Questo progetto di San Francesco ha un doppio legame con noi. Uno, perché San Francesco è il patrono della Calabria, è il santo sul quale tutti ci illuminiamo, soprattutto nella nostra zona. Due, perché c'è un ponte che io voglio ricordare con Rio de Janeiro, dove il Cristo di Rio, il più famoso nel mondo, è stato realizzato da un maestro di Acquappesa, da Ernesto Mancino. E questo, realizzare una simile opera nel comune di Acquappesa è anche un omaggio a questa persona. Ma San Francesco è anche il santo protettore dei pescatori e dei naviganti. L'opera quindi vuole racchiudere in sé anche un altro valore, quello dell'accoglienza e dell'interculturalità, in memoria degli immigranti dispersi in mare, di chi cerca sulle nostre coste un approdo sicuro. Noi riponiamo molte speranze in quest'opera, perché oltre a quello che è lo sviluppo della problematica religiosa, bisogna guardare anche gli altri aspetti, perché poi quello sociale, noi, la nostra, diciamo la verità, è terra di accoglienza, e San Francesco che si apre al mare accoglie i migranti. Nella realizzazione dell'opera sono coinvolti più soggetti, oltre al comune, la chiesa, semplici cittadini, ma anche la regione. Come il comune intende recuperare la somma per realizzare? Intanto c'è una base di partenza che l'ha stabilita il comune d'Acquappesa, che per cominciare a destinare delle somme. Poi ci sarà un conto corrente dedicato a quest'opera, la quale tutti quanti, anche versando 1 euro, possono contribuire a realizzare tutto ciò. Poi c'è la Chiesa, c'è la Diocesi di San Marco, che sicuramente ci darà una mano, e non ultimo la Regione Calabria. Ritengo che questo progetto inserito in un suo bando, siccome si tratta tra l'altro dell'unica opera in Calabria, ne vorrà sicuramente tenere conto.